Buonasera a tutti che ci seguite. Gianni Colacione per Liberi TV. Questa sera una puntata di Voci Transnazionale che è capofila di una serie di trasmissioni che speriamo di avere grazie a Gloria Paiva che è qui con noi e ringraziamo di questa sua presenza, di questa sua collaborazione. Gloria Paiva è una donna brasiliana che vive in Italia, giornalista e traduttrice. Parliamo di Brasile. Questa puntata di Voci Transnazionale parliamo di Brasile. Io peraltro ho qui una maglietta brasiliana, la voglio far vedere, ma non è brasiliana, però insomma questa è la mia maglietta portafortuna che ormai Ok. ai minimi termini non posso più mettere, però me la tengo con grande riguardo perché mi piace tantissimo. Parliamo di Brasile perché si stanno consumando in qualche modo gli ultimi più o meno minuti, ore, a seconda del fuso orario, del secondo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. È una cosa molto importante, è uno stato molto grande, sono più di 200 milioni di abitanti e con Gloria Paiva cerchiamo di carpire in qualche modo i primissimi exit poll che ovviamente poi andranno avanti tutta la notte e non potremo ovviamente seguirli tutti, ma appunto come dicevo questa dovrebbe essere una trasmissione, grazie a Gloria ovviamente, un po' capofila di una serie di trasmissioni che aprirà appunto uno sguardo di Liberi TV per tutti i video web ascoltatori sul Brasile. E quindi ovviamente ci diamo poi appuntamento a quando le cose saranno ormai stabilite, insomma, gli esiti elettorali e poi anche la formazione del nuovo governo e così via. Allora, Gloria, tu sei una giornalista, stai in Italia da un po' di tempo, però Sì. ovviamente un occhio sempre alla terra natia, in qualche modo lo rivolgi. E queste elezioni, insomma, sono anche state abbastanza attenzionate dall'opinione pubblica, anzi no, dalla stampa, a livello internazionale, a livello mondiale, direi, forse proprio per alcune caratteristiche, la caratteristica che riguarda uno dei due candidati. Diciamo che, insomma, senza stare a ripetere tutti quanti i vari candidati, insomma, questo secondo turno se la contendono Jair, non so se la pronuncia è giusta, Bolsonaro Sì. e Fernando Haddad. Ecco, questi sono i due personaggi. Il primo appunto di destra sostanzialmente, il Partito Social Liberale, e l'altro di sinistra, il Partito dei Lavoratori. Io vorrei dare a te la parola per qualche piccola presentazione, un pochino anche un pochino del contesto che tu sicuramente saprai, stanno vivendo i tuoi concittadini in Brasile, e anche un pochino quello che forse è meno noto di questi due candidati che comunque fanno politica in Brasile da tempo. A te la parola. Ok, Gianni, grazie dell'invito. Veramente queste sono le elezioni più conturbate in Brasile dall'85, da quando abbiamo avuto la nostra ridemocratizzazione. Praticamente c'è un elettorato molto polarizzato, estremamente polarizzato. Era già così prima dal primo turno e col secondo turno questo è diventato ancora più forte. Io devo correggere che Bolsonaro è un candidato di estrema destra, Di estrema non destra. di destra. Tutta la stampa nel mondo lo sta chiamando un candidato di estrema destra, tranne in Brasile, no? E questo è molto sintomatico. Perché, bah, praticamente io vedo queste elezioni come sono delle elezioni marcate, segnate dalle emozioni. Cioè, dal 2013 c'è un'ondata di insoddisfazione, di crisi economica, c'è un'ondata di movimenti che sono nati con, non so se vi ricordate, quelli movimenti che sono scesi in piazza prima insieme al Mondiale, un po' prima del Ah, Mondiale in Brasile, poi un anno dopo quel Mondiale, sì. hanno cominciato quei movimenti contro, in quella epoca è cominciato contro l'elevazione dei prezzi dei biglietti per i trasporti Ah, pubblici. ho capito. Però questo è cominciato come un movimento partitario, ok, apolitico, poi è stato un po' assimilato da certi movimenti di destra.
E quindi noi stiamo assistendo a tante manifestazioni dal 2013 che vengono molto da questa sensazione di insoddisfazione, di rabbia con quello che c'è con lo establishment, cioè gli elettori di Bolsonaro, praticamente la maggioranza con quelli che ho parlato, dicono io voto in qualsiasi cosa che sia contraria a quello che c'è, cioè quello che c'è, tutto quello che c'è. È riconosciuto come una cosa molto negativa, no? E quello che c'è è un governo, un partito tradizionalmente di sinistra, che però non ha avuto caratteristiche di sinistra in questi anni, però è il PT, è il PT, e quindi tutto quello che c'è è associato al PT. No, io aggiungo, un altro po' di contesto, cioè. Certo. Il Brasile fa parte del mondo e ovviamente noi sappiamo, non è una novità, che c'è un'ondata di conservatorismo nel mondo, no? Non per caso abbiamo Trump negli Stati Uniti, Salvini qui in Italia e in Brasile non è diverso. È molto curioso che il 60% degli elettori di Bolsonaro siano giovani, è una cosa molto curiosa. E questo è stato associato al fatto di Bolsonaro aver fatto la sua campagna soprattutto attraverso i social. Ok? Lui ha avuto molto successo nei social, tant'è che adesso è uscita la notizia dello scandalo di WhatsApp. Non so se dobbiamo commentare qui questa storia. Possiamo commentare quello che vuoi. È uscito qualche giorno fa, è uscita qualche giorno fa una notizia sullo scandalo di WhatsApp. Che cos'è? Che certi impresari collegati alla candidatura di Bolsonaro hanno pagato 12 milioni di reais per far spargere una serie di fake Fake. news, sì, via WhatsApp. Questi soldi non sono stati registrati, non sono soldi dichiarati della campagna, quindi sarebbe un'azione illegale, no? Mo la Certo. polizia federale sta investigando e vediamo che cosa succederà, però questo è apparso qualche giorno fa. Comunque, questo è molto, uno già più o meno le persone già immaginavano, cioè non c'è più in quest'era di conservatorismo, di post-verità, non c'è più la fiducia nei mezzi tradizionali. Ho sentito persone che mi hanno detto: io non mi fido più dei giornalisti, non leggo più le notizie dei mezzi tradizionali, mi informo via Facebook, mi informo via YouTube, no? E Certo. questo è molto problematico perché Facebook, tutti sappiamo, usa un algoritmo che filtra, che crea una bolla delle cose che ci Certo, interessano. certo. E tu Sì. leggi solo quello che ti interessa, va Questa bene è, pure, però diciamo, se tu ti. è un'abitudine diffusa un po' tutto il mondo. E Pensare, purtroppo diciamo, che noi. Facebook sia diventato un organo di informazione. Mentre invece non è Appunto. un organo di informazione, poi sono abitudini che fanno poi il paio con abitudini per cui si prendono delle trasmissioni di intrattenimento come trasmissioni di informazioni. Accade in Italia, penso un po' ovunque. È molto triste. Io penso che a questo quadro, diciamo, potremmo anche aggiungere il fatto che il partito, comunque sia, di Haddad e Lula, sostanzialmente, non se la passi molto bene. C'è stato anche un certo calo di fiducia nei confronti Sì. di questa parte che purtroppo poi appunto rischia poi oltre che alla disaffezione dalla politica addirittura poi a far cadere la gente in integralismi diciamo opposti e Sì. molte persone sono preoccupate di questo anche in Brasile. Sì, anche in Brasile, perché per questo stavo dicendo, appunto, la società in Brasile si sta dimostrando molto polarizzata, estremamente polarizzata. La sinistra, io ho letto da qualche parte che la sinistra, i movimenti studenteschi, la sinistra tradizionale, è rimasta un po' orfana, si può dire? Orfana, orfana, come no? Orfana da una rappresentatività efficace, che c'è stata una grande delusione col PT negli ultimi anni, con gli scandali di corruzione, la prigione di Lula. E io penso che il PT ha sofferto diciamo, questo urto nella propria immagine. E il PT soprattutto ha
ha scommesso fino all'ultimo minuto nel nome di Lula. Lula, noi sappiamo, è È detenuto, no? detenuto, eh sì, e questo diciamo elettoralmente non è che insomma abbia portato molto giovamento a Loro questa hanno, parte politica. appunto, hanno lanciato la pre-candidatura di Lula e lui era in carcere. Quindi, fino all'ultimo momento, stavano aspettando. Non so quale miracolo che lui fosse libertato. Praticamente Haddad è stato lanciato come candidato effettivo un mese prima delle elezioni, del primo Che è stato turno. ministro di Lula, Sì, è Haddad. stato ministro di educazione, dell'educazione nel governo di Lula e quello di Dilma pure, ed è stato pure il sindaco di São Di Paulo. San Paolo, perfetto. Poi, insomma, c'è questa particolarità in qualche modo che lo vede, che sostanzialmente è nato in Libano, se non sbaglio. Quindi, in qualche modo, che è Ah, di origine forse di una libanese. famiglia, sì, origine Di origine libanese, libanese, mentre sì. Bolsonaro ha i genitori che sono italiani, o che era, adesso non so, insomma, sia. Sono uno toscano e uno veneto, quindi c'è un po' Non di so italianità, della loro forse. ascendenza, veramente, ma sì, Sì, per i cognomi immagino di sì. sono italiani. Ma insomma, andiamo un pochino a vedere, a commentare sostanzialmente il motivo per cui in qualche modo c'è tutto questo allarme. Allora, intanto dobbiamo dire che un'altra cosa che probabilmente ha giocato a favore di Bolsonaro è che è stato vittima sostanzialmente di un attentato, insomma, lo hanno accoltellato durante la campagna elettorale. E questa cosa pare che gli abbia portato, oltre il giovamento, perché come martire, perché poi la persona che hanno arrestato era Delio Bispo de Oliveira, se non sbaglio, era un sostenitore appunto dell'ex presidente Lula, ma poi lui è sparito da Bolsonaro, che ovviamente è sopravvissuto in convalescenza, è sparito dai confronti. Quindi alla fine non si è confrontato. Questa Sì, è una non si è cosa che in qualche confrontato. modo, soprattutto quando si tratta di portatori di idee integraliste, torna anche utile. È vero, questo che dice è vero, però secondo i sondaggi non c'è stata una grande differenza. Le persone di solito avevano una paura diffusa che lui diventasse un martire dopo questo attentato, però non è stato proprio così. C'è stata poca differenza. Mi ricordo che ho seguito un po' i sondaggi durante quella settimana Sì. dell'attentato e non è che, cioè, lui aveva una crescita sua e ha continuato in quel ritmo, non è che le intenzioni di voto sono saltate così, però veramente questa scusa dell'attentato la sta usando per non andare ai dibattiti. Questo è vero, questo è vero. C'è stata una grande mancanza di confronto. Questa è una cosa molto preoccupante per la democrazia, no? Quello che qui accennavo, diciamo. Che cos'è che preoccupa di Bolsonaro? Allora, noi su Liberi TV siamo sempre molto attenti ai diritti di tutti, ma soprattutto delle persone più vulnerabili, delle minoranze e così via. E insomma, si pare che si sia pronunciato più di una. Poi, peraltro, è anche un ex militare Bolsonaro. Per l'utilizzo della violenza, addirittura ritiene che sia utile per il Brasile uscire addirittura dall'ONU. Cosa che in qualche modo insomma, ha messo in allarme un po' di persone, perché soprattutto quanto riguarda i diritti umani, insomma, l'ONU è un presidio importante e con delle dichiarazioni, soprattutto appunto favorevoli alla violenza, insomma, la cosa ha allarmato parecchio. Io penso anche gli stessi brasiliani. Sì, per quanto riguarda questa cosa dell'ONU, mi sa che lui è uscito qualche giorno dopo dicendo che no, che non aveva detto quello, che si riferiva alla Commissione dei diritti umani dell'ONU che aveva dichiarato che la prigione di Lula sarebbe una cosa illegale. Poi lui stesso si è corretto, Ha diciamo, corretto un qualche. pochino, ha corretto un Però po' il lui discorso. ovviamente è molto conosciuto per le sue dichiarazioni che la stampa chiama polemica e che certi settori della società chiamano razziste, omofobiche, sessiste, Ecco, ci arriviamo anche a violente, no? questo, perché ho Fasciste. letto che c'è stata una mobilitazione in qualche modo di genere, nel senso che proprio delle donne si sono mobilitate contro Bolsonaro. Sì.
Sì, c'è stato un movimento fortissimo promosso soprattutto dalle donne via Facebook, attraverso i social. Il movimento è stato auto-intitolato Eli no, hashtag Eli no, Non lui lui no. no. Lui no, lui mai, ele nunca. Questo è successo in più di 30 città brasiliane e anche in tante città all'estero, questo movimento. Sono scesi in piazza, mi sa, il 29 settembre, mi sembra, ed è stata una grandissima mobilizzazione, giustamente perché le donne sono in conforto, la maggioranza delle donne, ovviamente lui ha elettori donne, ma la maggioranza delle donne si sono offese con tante dichiarazioni di Bolsonaro. Per esempio, lui ha dichiarato, per esempio, che non è favorevole alla parità salariale tra uomini e donne, perché le donne rimangono incinte. Quindi questa è stata una delle sue famose dichiarazioni molto maschiliste, no? Lui infatti è stato per la prima volta, io mi ricordo di aver sentito parlare il suo nome nel 2003, che fino al 2003 lui era un deputato, per quello che mi ricordo io, lui era un deputato ancora, vabbè, un po' ogni tanto. Provocava delle polemiche, ma nel 2003 c'è stata la prima notizia nazionale coinvolgendo il suo nome. Praticamente durante una discussione nella Camera dei Deputati, lui ha detto a una deputata che lei non meritava di essere stuprata, perché era troppo brutta. Questa è stata una sua dichiarazione, che lei neanche se meritava lo stupro, no? Eh sì, è Poi, parecchio preoccupante una cosa così quando è detta. molto preoccupante, Certo. veramente, Gianni. Sì, lui per esempio, lui ha votato, come tutti i deputati, ha votato quando c'è stato l'impeachment di Dilma Rousseff, ha votato ovviamente favorevole all'impeachment, e quando ha espresso il suo voto, ha dichiarato il suo voto facendo un omaggio al colonnello Brilhant Ustra. Brilhant Ustra è stato uno dei grandi nomi promotori della tortura durante i nostri anni di dittatura militare. Lui era il coordinatore del DOI COGI, che era un organo di repressione a São Paulo. Sì, quindi uno che fa un omaggio, vuole fare un omaggio a una figura come Brilhante Ustra è veramente, no, una Sì, cosa sì. molto Poi questa negativa. vicinanza è un po' in America Latina, insomma, è preoccupante, cioè l'ambiente militare. Allora lui, Bolsonaro, si è in qualche modo laureato, diplomato, insomma, all'Accademia Militare in pratica. E anche il suo vicepresidente, perché viene indicato anche eventualmente, sarebbe un militare, insomma. Quindi, Sì, insomma, alla sì. fine si prefigura una presenza di militari abbastanza importante in Brasile, che insomma è poco, oltre a tutte le varie messe insieme alle varie dichiarazioni, è sicuramente allarmante. Un'altra cosa che ho notato in sue notizie che prendo da osservatordiritti.it, lo diciamo appunto per chi ci segue, è che ovviamente tra le varie minoranze che stanno, minoranze insomma numeriche, poi insomma minoranze non certo intellettuali o politiche, ma insomma numericamente parlando, che stanno in allarme, ci sono le comunità LGBT che sono organizzate in Brasile addirittura da 40 anni, sono organizzate, insomma c'è un movimento LGBT e ci sono degli studi secondo cui peraltro appunto questo paese, il Brasile, meriterebbe appunto un'attenzione maggiore, cioè si dovrebbe esprimere un'attenzione maggiore, una tutela maggiore per queste persone che a quanto pare appunto è il posto, il Brasile, dove se ne uccidono più che in qualsiasi altro posto, perché insomma sono state nel 2017 uccise 445 persone appartenenti appunto alla comunità LGBT e ovviamente anche loro sono insomma sul piede di guerra, tra virgolette, insomma. E allora uno ci si chiede, insomma, le donne, le dichiarazioni omofobiche, insomma, omofobiche e sessiste, maschiliste, le abbiamo dette. Quindi le donne, in qualche modo, in modo abbastanza unanime, adesso non so quante donne ci sono in Brasile, ma insomma, tra gli elettori, dovrebbero schierarsi contro Bolsonaro. Tra l'altro queste donne appunto
già organizzate all'inizio della campagna elettorale dicevano Bolsonaro no, chiunque altro sì, ma Bolsonaro no. La Sì. comunità LGBT è appunto sotto, poi ci sono anche delle dichiarazioni sui gay, pare che abbia detto Bolsonaro che un figlio gay è un figlio che ha preso poche botte. Quindi, insomma, allora, ma eppure Bolsonaro è dato tra i favoritissimi, insomma, in qualche modo c'è una disperata tentativo di recupero da parte del candidato della sinistra. Ma quindi Sì. l'elettorato di Bolsonaro chi è? Cioè, come ha fatto a Allora, conquistarlo? come avevo detto prima, io mi sono spaventato col dato che il 60% dell'elettorato di Bolsonaro sono giovani. Giovani fino ai 30-40 anni, più o meno. E veramente questo è molto impressionante perché ovviamente è una parte della popolazione che si informa via i social, no? Che è dove lui svolge meglio la sua campagna. Ok? Lui sempre ha combattuto i mezzi tradizionali, la stampa tradizionale. Lui si è sempre posizionato contro lo establishment, no? Quello che c'è, famoso quello che c'è. Quello che c'è è la realtà. Degli ultimi anni che ha avuto come situazione il PT. Chi è l'elettorato del Bolsonaro? Io ho letto che le eliti sono abbastanza Sì, le elite, diciamo, formano magari una economiche, parte. anche perché lui viene chiamato il Trump del Brasile, perché insomma un Sì. liberista, un liberale, in qualche modo, Appunto, c'è le questo. eliti economiche, sì, le eliti economiche, sì, una classe di impresari, no? Sì, e molte persone, come ho visto personalmente, che hanno più di 60 anni, che hanno una specie di nostalgia della dittatura. Ok, questo pure è una cosa molto significativa perché dicono che c'era più ordine, più sicurezza nel Brasile in quell'epoca. Vedono praticamente i discorsi progressisti, no? Per esempio i diritti degli omosessuali, della comunità LGBT, l'aborto, Ecco, la questione l'aborto, infatti, è delle una cosa di cui volevo droghe. parlare. L'aborto in Brasile è sostanzialmente proibito, è concesso soltanto Sì, in alcuni casi. criminalizzato. C'era una proposta, c'era un movimento che si batteva per una legalizzazione perché ci sta un aborto clandestino dilagante, un po' quello che accadeva in Italia prima della legalizzazione dell'aborto. Però già Bolsonaro ha detto che insomma lui porrebbe il veto a questa legalizzazione. E infatti io ho letto il suo programma di governo e non c'era una menzione. Infatti il programma di governo di Jair Bolsonaro è molto semplice. Lui ha la caratteristica di cercare di combattere problemi complessi con soluzioni semplici. Okay? Il suo programma di governo è così. È così. Nella questione della salute non ha una proposta per quanto riguarda l'aborto. È un tema che ancora, ma neanche ad ad, per, no, devo verificare, ma non è stata una grande questione in queste elezioni in particolare, l'aborto. Il Supremo Tribunale del Brasile, la Suprema Corte, ha aperto per il dibattito la questione recentemente con certi specialisti. È una questione ancora molto, diciamo, molto polemica. E che cos'altro ti devo dire? Però non è stato un oggetto di dibattito fortissimo in queste elezioni, per quello che Leggo ho soltanto da questo percepito. sito un virgolettato che riguarda Haddad proprio sul tema della salute delle donne, parliamo appunto di aborto, che dice appunto la promozione, Haddad propone a Haddad la promozione della salute integrale delle donne per il pieno esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi e il rafforzamento di una prospettiva inclusiva, non sessista, non razzista e non discriminatoria. Mi sembra un Sì, po', insomma, una cosa un po' vaga. sì, è un, diciamo, un concetto ampio, no? È Sì. un concetto ampio. Uno non è che va a un dibattito e dice no, io cercherò di promuovere la. Perché questo è questione, diciamo, sarebbe una questione molto decisiva per una parte dell'elettorato che è molto cattolica o che ancora ha un profilo molto conservatore, anche se
di sinistra o di certi settori più poveri che ancora hanno una mentalità. Ecco, questa è un'altra cosa che tu hai accennato che è molto importante, interessante secondo me. L'aspetto appunto dell'appartenenza a una fede, sono entrambi, se non sbaglio, cristiani perlomeno, questi due candidati, però appartenenti a delle, adesso non so dire come, l'uno è, mi sembra, ortodosso, Haddad, l'altro invece Bolsonaro è di un'altra, in qualche modo, non dunque. Sì, comunque sì, insomma, sono entrambi cristiani. Ecco, c'è un'attività di lobby da parte della Chiesa e quale Chiesa? Cioè, la Chiesa sostanzialmente in Brasile ha preso una posizione, è scesa in campo. Io dovrei informarmi di più su questa questione. Sì, ma di solito la Chiesa evangelica è Ecco, molto evangelica. associata ai discorsi conservatori, okay? Alle tematiche antiprogressiste. Per esempio, quando ci sono i dibattiti sulla questione dell'aborto o dei diritti degli omosessuali, per esempio della comunità LGBT, la Chiesa evangelica soprattutto ha un'espressione molto forte nelle nostre case parlamentari. E sì, diciamo, ha Prende potere insomma di posizione. voto, ecco, Intanto, prende ovviamente, tu posizione, sì. mentre parli, non è semplice, Ma è ovviamente. cattolici pure. Sì, Scusa, dicevi? no, dicevo, mentre stiamo parlando, non so se tu hai un po' sotto mano la situazione, siano già usciti degli exit poll o qualcosa di indicativo. Se li vedi, se li Vediamo. trovi, Sì. ce li dici così, così li Oddio, proponiamo. vediamo. Sto aggiornando Perfetto, ogni 10 secondi, però ancora non ho trovato nulla. un altro tema che è presente, adesso intanto ti do il tempo di dare uno sguardo, è il tema, diciamo, dell'Amazzonia e quindi anche degli indigeni, perché insomma lo sfruttamento di questa grande risorsa o il rispetto o uno sfruttamento che sia rispettoso è un tema in qualche modo politico anche presente in Brasile da parecchio tempo. Tu hai Sì, qualche informazione su questo? so che Bolsonaro ha una proposta lui dice, la proposta dice non segnare più, né, com'è? Non segnare né più un millimetro delle terre indigene. Invece Haddad è favorevole a una riforma agraria, al rispetto verso gli indigeni, insomma, la questione della Diciamo ha una visione riforma un po' più agraria. ecologista, Haddad, insomma, anche ecologista. Sì, no, sì, ha una proposta progressista, no, come questi settori della società di solito difendono, che è veramente perché c'è un conflitto forte tra le terre indigene, che sono di protezione della FUNAI, che è la Fondazione per la Protezione degli Indigeni, e loro dicono i grandi agricoltori, no? I latifondiari. E quindi c'è questo conflitto da decadi, da molto tempo. E praticamente già il Bolsonaro non vuole sentir parlare più di proteggere queste terre, cioè veramente lui si è dimostrato sempre favorevole ai grandi impianti. Quindi praticamente Bolsonaro vorrebbe che queste aree fossero delle aree come qualsiasi area del territorio utilizzabili senza che vengano in Sì. modo specifico. È come una mentalità neoliberale, no? Lui è la proposta sua è completamente sì, neoliberale, di sfruttamento, di concessioni sì, per i grandi produttori e impresari. Sì. E hai trovato qualche cosa, già qualche exit poll? Guarda, l'unica cosa che ho trovato, ma questo avevamo già, è uscito allora, che Bolsonaro, questo già sapevamo, mi sa che sta avanti a Santa Catarina.
che è uno stato del sud del Brasile, Ecco, diciamo ma anche questo un non pochino questa discuto. cosa. Il Brasile è uno stato federale, quindi ci Sì, è uno sono, stato è uno stato federale, sì. federale e in qualche modo reduce, insomma, ha vissuto un boom economico negli anni scorsi, cioè un periodo di benessere in qualche modo, e invece adesso c'è un periodo, insomma, di qualche modo di magra o di crisi, insomma, come possiamo chiamarla. Ecco, nell'ambito, diciamo, sul territorio, insomma, ecco, queste differenziazioni dal punto di vista economico, ecco, sono localizzate un po' più in un posto, un po' in un altro, ci sono zone ricche, zone povere, oppure è una depressione in qualche modo più ampia e uniforme? No, anzi, il Brasile è un paese molto squilibrato da un punto di vista della distribuzione di reddito. È visibile nelle grandi città, nelle proprie grandi città ci sono differenze abissali di qualità di vita e tra le varie regioni, le cinque regioni che abbiamo. La regione più ricca è quella del sud-est e del sud, ok? Dove abbiamo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e poi Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Quindi sono il sud-est con São Paulo, Minas Gerais, eccetera, sono le regioni più, è la regione più industrializzata, più ricca, ok? Poi abbiamo il nord-est, di solito il nord-est, siccome è una regione più povera, più vulnerabile, è di solito l'elettore tradizionale del PT. Quindi dicono che il nord-est è veramente la speranza del Brasile in questo momento, tanto è che Bolsonaro è molto forte tra l'elettorato del sud, ok? Questo qui, e quindi c'è una realtà molto diversa tra le varie regioni. Beh, sì, questo capita in tanti posti. Insomma, secondo me è una lettura abbastanza simile anche a quello che è successo in Italia, insomma, dove in zone povere certe promesse hanno fatto successo, purtroppo, e attualmente, insomma, vediamo che sono stati eletti, è stato eletto, per esempio, Salvini in Calabria, senatore, in un luogo dove la Lega, ma di tutti gli italiani a sud di Milano, ma poi non parliamo di quelli vicini all'Africa, diceva di tutto. Eppure, proprio lì, evidentemente qualche promessa ha fatto una promessa elettorale, ha fatto un tale successo che addirittura proprio lì è stato eletto senatore. E questo direi che è emblematico, quanto sostanzialmente poi in qualche modo il bisogno economico influenzi poi la scelta politica, anche se si tratta, appunto, come in questo caso, di scelte parecchio integraliste, insomma, su certe cose, che poi, appunto, oltre che alla miseria, ci sta anche chi, per esempio, le donne vivono questa miseria e che vedrebbero però in qualche modo poco tutelati i propri diritti da Bolsonaro, insomma, quindi si intrecciano tutta una serie di pulsioni, non è una situazione semplice. No, Un'altra cosa assolutamente. che volevo farti dire, che ho letto, che tu mi hai anche accennato, in Brasile c'è l'obbligo al voto, l'obbligo anche Sì, c'è di l'obbligo al voto, voto, sì. sì. E quindi cioè, bisogna andare a votare. C'è non so, un'ammenda, una pena, un qualcosa nel caso che. Sì, c'è una sorta di punizione amministrativa. Hai certe difficoltà amministrative se non sei aggiornato da un punto di vista elettorale. Per esempio, non puoi farti il passaporto se non sei aggiornato da questo punto di vista. E quindi, se tu non vai a votare, devi giustificare. C'è una procedura per giustificare la tua assenza, se hai una malattia o sei fuori dal territorio, insomma. Deve giustificare o pagare una multa, non è una multa molto elevata, però c'è una punizione amministrativa così se non vai a votare, sì. Insomma, è una cosa abbastanza singolare, insomma, perlomeno Sì. in Europa, insomma, questa cosa non mi risulta ci sia, sicuramente non in Italia, perché insomma il voto è un diritto e non un obbligo. Ma che tu sappia, la configurazione, appunto, di questo diritto al voto in questo modo, cioè un obbligo sostanzialmente al voto, ha fatto sì che ci sia sempre stata un'affluenza alta, oppure poi in sostanza, insomma,
Cioè, la gente è andata a votare, se non altro anche per timore, di questa cosa, in grande massa, oppure. Oddio, siccome sono io, rispondo così a questa domanda in modo un po' intuitivo, perché siccome non sono punizioni, diciamo, elevate, io penso che uno quando non vuole andare a votare non veramente non va, appunto, non lo so, ma c'è l'opzione sempre di votare nullo, no? Di votare in Ah, beh, bianco, certo. e tante persone vanno a votare e quando non, veramente non hanno un'identità con nessun candidato, votano nullo, bianco, insomma, cancellano il voto, questo qui. Tanto per completare il quadretto, insomma, di pericolosità in qualche modo, c'è stato, credo, anche qualche apprezzamento da parte di Salvini, nei confronti di Bolsonaro. E pare che non ho capito se già gliel'ha promesso Bolsonaro o comunque sarebbe una proposta che gli farebbe poi Salvini qualora appunto venisse eletto presidente Bolsonaro, in qualche modo estradizione di Battisti, che è un terrorista che sta insomma con meno un ergastolo, ma forse anche più di uno, in Brasile da tempo, al sicuro in qualche modo, insomma. Se ne è parlato di questo, che tu sappia? Sì, questo qua infatti è uno dei punti del programma di governo di Bolsonaro. Lui quando parla sulla sua proposta per la politica esterna, uno dei punti è questo, concedere l'estradizione di Cesare Battisti all'Italia. Sì, è nel suo programma di governo. Si è parlato qualcosa nella stampa, sì, ma eppure esplicita questa questione. E lui ha un programma di governo molto particolare per quanto riguarda la politica esterna, no? Praticamente dice pure avvicinarsi a stati come Israele e cambiare, trasferire l'ambasciata del Brasile da Tel Aviv per Gerusalemme, come ha fatto Trump, e chiudere l'ambasciata dell'autorità palestina in Brasile. Questa è tra le sue proposte di politica esterna. Un'altra questione molto pericolosa, nel mio punto di vista, è lui difende pure che il Brasile lasci l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Questa è un'altra proposta molto polemica Mi sembra sulla politica veramente esterna. diciamo, il ripetersi delle tappe di Trump, se, più o meno, Sì. insomma, No, secondo no, me infatti, è vero. è un modello un Sì. po' che ha fatto, ahi noi, scuola, evidentemente a livello Sì. internazionale. La questione della migrazione pure. Noi stiamo avendo adesso il problema della migrazione, c'è una crisi fortissima, umanitaria in Venezuela, no? Eh sì, E sappiamo. abbiamo un afflusso di immigrati venezuelani che diciamo, un afflusso comincia a essere importante, questo afflusso. E lui veramente vuole cancellare la legge di immigrazione, creare campi di rifugiati per gestire la questione dei venezuelani in Brasile. Pure. Sì, sul Venezuela poi peraltro con Libre TV facciamo degli aggiornamenti grazie a Blanca Briceño. È una situazione terribile, purtroppo, quella che stanno vivendo tutti i cittadini venezuelani e che non accenna in qualche modo a migliorare. Ormai la situazione di povertà e di miseria è tale che ovviamente poi c'è un esodo, vanno dove possono, per cercare. Poi, peraltro, insomma, un paese che ha, il Venezuela, delle risorse, soprattutto petrolifere. È quasi inspiegabile come possa essere ridotto così alla fame. Comunque, insomma, io spero che questo non accada per il Brasile e che si realizzi se non altro un recupero da un punto di vista, perché poi il recupero economico porta anche un recupero da un punto di vista sociale e di diritti, perché ovviamente, appunto, poi appunto lo vediamo proprio con questa. Diciamo, col fatto che sia dato quasi per scontato, nonostante appunto ci sia un momento di crisi in Brasile,
l'opinione si orienta verso l'integralismo. L'integralismo è proprio di destra ed è una cosa che torna, cioè nei momenti di depressione le destre prendono i poteri. Potere è una cosa insomma, che succede dalla notte dei tempi, quasi potremmo dire, insomma. Ma in Europa l'abbiamo Sì. visto con delle situazioni abbastanza drammatiche. Noi intanto ti informo che insomma, abbiamo fatto ormai già una mezz'oretta di trasmissione. Tu riesci a vedere se c'è qualche informazione, qualche. Sì, vediamolo adesso se si è aggiornato qui. Purtroppo ho visto che dalle 7 in poi, dalle 7 di sera in poi, cioè alle 11, 7, 11 Ah, qua, va bene, ok. cominciano a uscire i primi risultati. Quindi purtroppo adesso mi sa che dobbiamo aspettare un altro pochino Beh, per diciamo avere. allora, beh, diciamo che potremmo intanto chiudere questa trasmissione perché poi peraltro gli exit sono in qualche modo interessanti da seguire se si fanno le maratone, sostanzialmente. La maratona mentana è quella che in qualche modo è l'esempio, cioè ha un senso se non il primo exit, seguire tutto quanto l'andamento, vedere se ci sono sali, scendi. Qualcuno che magari festeggia prima del dovuto, fino a che non si arriva poi al risultato finale. Quindi, secondo me, per avere un senso fare una diretta con gli exit dovremmo arrivare fino alla, in qualche modo, non so se si usa in Brasile che poi a un certo punto il candidato riconosce la vittoria dell'altro, quello che ha perso riconosce la vittoria dell'altro. Quindi, però, quando ormai le cose sono già concluse, insomma, i conteggi in massima parte sono fatti, quindi dovremmo andare avanti per ore. Il che Sì, ovviamente appunto. non possiamo, però appunto, come ho detto in apertura, possiamo sicuramente fare un'altra cosa, darci un appuntamento a quando appunto in qualche modo i conteggi, insomma, l'istituzione ecco, si è in qualche modo insediata o si capisce insomma chi sarà a ricoprirla e magari anche commentare, oltre che il programma in sé, anche quali saranno i collaboratori, se se ne parla, se poi verranno, poi bisogna vedere quando poi rifaremo la seconda puntata, i vari ministri e così via, quello che in qualche modo si può pensare, proporranno ai cittadini per affrontare questa crisi economica che il Brasile sta passando e quanti poi saranno in qualche modo anche in piena sintonia o meno con queste dichiarazioni elettoralistiche, qui in qualche modo diremmo populistiche, ma insomma in campagna elettorale decisamente preoccupanti di Jair, non so se lo pronuncio bene, Bolsonaro. Quindi insomma io a questo punto, se tu sei d'accordo, chiuderei qui. Abbiamo fatto diciamo, una nota introduttiva in qualche modo di un ciclo di trasmissioni sul Brasile. E ci diamo appuntamento qui con tutti i nostri ascoltatori, se per te va bene. Se hai qualche cosa da dire in chiusura, un appello, non so, anche un appello avrebbe senso perché tanto comunque sia, questa trasmissione la pubblichiamo, adesso sono le 22 del 28 ottobre 2018, la pubblichiamo nell'arco di mezz'ora, non di più. Quindi un appello potrebbe in alcune zone del Brasile perché sono, la chiusura è scansionata, mi sembra che non è istantanea per tutto il Brasile perché ci sono vari fusi orari. Ti do a te la chiusura, la lascio a te. È una missione difficile questo appello adesso. Un auspicio, almeno quello. Sì, no, io penso che è stato molto preoccupante quello che è successo in queste ultime settimane di campagna, perché abbiamo sentito parlare di tante aggressioni per strada. Cioè, la grande pericolosità dei discorsi estremisti è soprattutto la violenza simbolica, no? Forse Bolsonaro o il suo governo non arriverà di fatto a fare delle azioni autoritarie, forse non sappiamo, no? Anche perché lui, ovviamente, siamo ancora una democrazia, abbiamo due case parlamentari, abbiamo la Camera dei Deputati, il Senato. Se non c'è un colpo militare, ovviamente
abbiamo una struttura democratica, però la violenza simbolica no, è molto preoccupante perché questo stimola la violenza quotidiana, la violenza per strada. Sono stati relati di discussioni politiche che sono finite in morte in Brasile. Veramente un maestro di capoeira è stato coltellato perché è lettore di Haddad, no? La comunità LGBT, ragazzi che conosco, lesbiche, che giravano con un piccolo adesivo, no? Con l'arcobaleno, Elena, cose del genere, sono state attaccate per strade per l'elettore di Bolsonaro, infiammati, appunto, stimolati da questo discorso. Cioè, praticamente questo discorso legittima, no? Legittima una violenza che arriva poi alla fisicità, no? Alla quotidianità. Io penso che veramente uno deve, cioè, quello che dobbiamo aver presente è che non c'è una verità assoluta, no? Però una cosa è fatto, il PT ha tutti i problemi che ha, no? È stato deludente in tanti aspetti, ma il Brasile non può scappare del suo contesto, cioè il Brasile è un paese giovane, noi abbiamo poco più di 33 anni di democrazia in Brasile, è inserito in un contesto che è la Latino America, che con paesi di colonizzazione, di formazione sociale molto simile, e ovviamente il Brasile non può essere una Svizzera adesso, cioè non ha le condizioni storiche e sociali, anche se il PT avesse fatto tutto quello che poteva aver fatto, tutte le sue promesse di governo. Il Brasile non sarebbe una Svizzera adesso, una Danimarca adesso, no? E quindi questo bisogna pure aver presente quando Cioè, uno quello che tu stai dice. dicendo è che è una democrazia giovane che sta maturando insieme anche al suo popolo, in qualche Si modo. sta maturando al suo popolo e al suo continente, cioè non c'è Certo. nessun. Va bene, magari l'Uruguay, che è una realtà molto diversa, piccola, ma se tu pensi alle altre realtà colonizzate, no? Simile, con una storia simile a quella brasiliana. Quello stadio di sviluppo è quello lì che vediamo, no? Il Brasile è un paese che si è industrializzato bene, ha possibilità di crescere, è riuscito a tenersi per un tempo quando c'è stata la crisi del 2006, siamo riusciti a tenere no, il lavoro, mi ricordo le tasse, no, le tasse dell'economia si è tenuta bene in quell'epoca. Se tu prendi, per esempio, se noi prendiamo le statistiche degli ultimi 20 anni, i principali numeri sono lì. Cioè, vediamo che c'è stata una crescita del reddito medio, c'è stata una crescita del salario minimo, c'è stata una, diciamo, statisticamente c'è uno sviluppo della condizione della popolazione, no? Sì. No? La caduta della povertà assoluta, della miseria assoluta. Quindi penso che questa questione dei social è molto forte, è molto importante perché crea una bolla con queste notizie, fake news, ma pure notizie anche sensazionalisti, anche che compaiono tutto il tempo nella nostra timeline, creano la sensazione di che c'è veramente il caos. C'è una situazione di caos, non sto dicendo che non c'è, però uno deve pure contestualizzare, no? Non è che uno può venire con il programma di governo domani e trasformare il Brasile in un paese di primo mondo. E avere cioè, non dimenticare che c'è un contesto, una lezione che la storia ci insegna e che non possiamo buttare, no? Buttare dalla Certamente, finestra ecco, infatti la storia ci questa insegna, storia, questo la storia contesto, sì. ci insegna che certi cammini, soprattutto quelli verso la democrazia, sono dei cammini lenti, e te lo dico anche da italiano, che insomma, nonostante la nostra democrazia sia più matura, ma insomma ci sono ancora, ma proprio a livello sociale e di cittadinanza civile delle persone, sostanzialmente ancora un lungo cammino dobbiamo percorrere per raggiungere quelli che io ritengo sarebbero dei livelli soddisfacenti che potremmo chiamare europei. Con queste parole un po' meste, ma anche di speranza, io chiuderei questa trasmissione ringraziando Gloria Paiva, appunto, che ci ha offerto appunto questa testimonianza, sia come giornalista sia come brasiliana, sulle
sulle elezioni in Brasile e diamo appuntamento ovviamente a tutte le persone, a tutte le persone che ci seguono a una nuova trasmissione sul Brasile per Voci Transnazionale. Vi saluta Gianni Colacione, grazie a Gloria Paiva, a ritrovarci. Grazie Gianni, buona serata. Buonasera.